Finalmente Inter-Juve, la partita scudetto diventata nell'ultima settimana una sfida a colpi di dossier arbitrali. Serata difficilissima dunque per Paparesta, in un Meazza ovviamente tutto esaurito. Mancini dà fiducia ad Adriano, assente dal tabellino marcatori da ben 7 partite. La corsa tra Recoba, Cruz e Martins per il posto di seconda punta è vinta dal nigeriano, rientrato dalla Coppa d'Africa solo venerdì. Scelte già previste in difesa per Capello, con Balzaretti e Chiellini sulle fasce, mentre in attacco viene preferita la coppia Ibrahimovic-Trezeguet, nonostante i problemi fisici rispettivamente agli adduttori e ai tendini. L'avvio di gara è all'altezza delle aspettative, perché dopo 2 minuti i padroni di casa hanno già a disposizione un'azione gol con un contropiede di Martins, che ha un attimo fatale di incertezza e favorisce il recupero di Chiellini. Brivido anche nella metà campo opposta, quando Ibrahimovic chiama all'intervento Giulio Cesar, ma l'arbitro aveva già fischiato un fallo dello svedese su Samuel. È invece regolare l'azione che porta Cambiasso Lemia Buffon. Non c'è un attimo di respiro. Al ritmo di un'occasione a testa, adesso tocca a Emerson, che chiama il connazionale Giulio Cesar al tuffo con una gran botta da fuori. Stavolta, a differenza di mercoledì scorso su Brocchi, l'intervento del portiere è efficace. La Juve non molla la presa e i nerazzurri rischiano grosso anche su questa rasoiata di Camoranesi, che taglia l'area avversaria senza trovare però un piede amico. E rivediamo la traiettoria del pallone. Anche Buffon strappa l'applauso dei tifosi bianconeri, togliendo dalla testa di Cambiasso un cross prezioso di Figo che svaria. Samuel regala palla alla gradinata. Adesso è l'Inter a spingere su azione d'angolo. Adriano anticipa anche Samuel in alta quota e costringe Emerson a deviare, petto in fuori, ancora in calcio d'angolo. Dopo mezz'ora di latitanza rientra in partita Martins, che potrebbe sfruttare decisamente meglio questa palla gol nel cuore dell'area, di testa nel cuore dell'area piccola. Il replay evidenzia una spinta di Samuel a Vieira, buona eventualmente per un dossier. La caviglia di Veron ha bisogno delle cure dei medici dopo un'entrata in scivolata. L'argentino, seppur zoppicante, rientra in campo, ma solo per un paio di minuti. Mancini dunque al 35esimo è costretto a inserire Kili Gonzalez. La partita, già infiammabile di per sé, va a fuoco sul finire di tempo. Un fallo per intervento di Chiellini su Stankovic, contestato dai bianconeri, regala ad Adriano una ghiottissima possibilità dalla sua mattonella preferita. Il brasiliano, e con lui tutto lo stadio, non si accorge però del braccio alzato di Paparesta. La punizione era di seconda e il gol, splendido tra l'altro, viene ovviamente annullato, ma nella bufera. E così il primo tempo termina sullo 0-0, ma senza risparmio di emozioni. La ripresa si apre con questa entrata molto decisa di Chiellini, che colpisce la palla, ma sullo slancio abbatte Figo, dolorante a terra per un minuto buono. Poi Martins si sveglia dopo un primo tempo abulico, innestando il turbo e servendo Adriano di giustezza, ma c'è Thuram in scivolata a strozzare la girata al volo dell'imperatore, ancora a secco ma decisamente. Indo su cross di Figo, Cannavaro cicca l'intervento, Martins batte a colpo sicuro ma trova appunto Thuram a sbarrargli la strada, sostituendosi in pratica Buffon. Chiamate la legge del calcio o come vi pare, fatto sta che al 18esimo, al primo affondo della ripresa, è la Juve a passare in vantaggio. Sullo splendido cross dal fondo di Camoranesi non c'è nessun difensore interista, ma Ibrahimovic in piena corsa. Piattone da 2 metri e per Giulio Cesar non c'è scampo. Quinto gol in campionato per lo svedese, che si lascia alle spalle con uno scatto prepotente Javier Zanetti e Cordoba e segna una rete pesantissima. A Samuel saltano i nervi e si vendica del gol di Ibrahimovic assestandogli un calcione da tergo a gamba tesa. Ammonizione sacrosanta e perfino Buffon si indigna per il fallo. Capello allora decide che è meglio togliere il suo numero 9 e gettare nell'arena Del Piero per gli ultimi 20 minuti. Controcambio anche per Mancini, fuori Martins e dentro il talismano Cruz, già a segno 8 volte, preferibilmente da subentrante. E l'effetto porta fortuna è immediato, perché su azione d'angolo al 29esimo l'Inter pareggia. È Samuel a svettare più in alto di tutti per segnare il suo secondo gol in campionato. Da apprezzare nel replay lo stacco del difensore nerazzurro su Vieira e il colpo di testa precisissimo nell'angolo basso alla sinistra di Buffon. Il finale è ad alto tasso di fallosità. Prima Cruz sgomita su Cannavaro in duello aereo, poi Emerson carica troppo duramente Kili Gonzalez, sempre a centrocampo.
ma a 5 minuti dalla fine entra in scena Alessandro Del Piero con il calcio di punizione perfetto. Destro all'incrocio e Julio César ci può arrivare solo con lo sguardo. Come all'andata, calci da fermo fatali per l'Inter. E per Del Piero è l'apoteosi, ottavo gol per lui nel campionato del rilancio e la firma sullo scudetto a San Siro, come successo l'anno scorso con la famosa rovesciata contro il Milan. Anche la fortuna è dalla parte della Juve, perché al secondo minuto di recupero Recoba, subentrato ad Adriano, prova a bissare la prodezza su punizione di Firenze, ma centra l'incrocio dei pali e Burdisso, sulla respinta, spedisce fuori a porta spalancata. Finisce così 2-1 per la Juve ed è la vittoria che, salvo cataclismi, mette la parola fine alla corsa tricolore. Un più 12 che non ammette discussioni. Per l'Inter, agganciata anche dal Milan, è la fine delle illusioni. Per la Juve è scudetto con 3 mesi d'anticipo.